Hey coach, ben ritornati a vostro Androlink 91 in questo nuovo video. Siamo su My Hero Wants Justice. Non è il primo videogioco per My Hero Academia, però è uno dei migliori finora. Ovviamente è uscito per PS4, Switch e ovviamente computer, col quale sto giocando io, perché col computer è un po' migliore la cosa. Io che sono consolaro, ammettere che il computer è migliore non è proprio facile, però ehi, i giochi migliori devono essere giocati sul computer. Il primo videogioco di My Hero Academia che ho visto era uscito per Nintendo 3DS e copriva solo la prima parte della storia, ovvero, se vogliamo chiamarle stagioni, la prima stagione fino allo scontro di All Might con Nomu. Fino a lì copriva. Però iniziamo questa nuova probabile serie, vediamo come si evolveranno gli eventi, insomma, durante la modalità storia. Dovrebbe coprire fino alla terza stagione, ovvero allo scontro di All Might contro All For One. Modalità storia, affronta ogni modalità puntando al titolo di villain numero 1. Praticamente noi siamo i cattivi. Ah, vivi la storia di My Hero Wants Justice. Iniziamo un po' la storia allora. Però se ci fa vedere All Might dovremmo essere i buoni noi in realtà. Ho fatto un po' di prove con Midoriya perché, lo ammetto, sarà mainstream ma è il mio personaggio preferito. È quello che ha la caratterizzazione migliore. E se leggete il manga sapete anche il perché.今までのような衝撃波では体力を削るだけで確実性がない。確実に殺すために今の僕が掛け合わせられる最高最適の個性たちで君を殴る。緑谷出久、譲渡先は彼だろう。近くもなしに来てしまって、まるで制御できてないじゃないか。存分に食いて死ぬといいよ、オールマイト。 Ah, All Might una parola sola? Hanno messo All Might come una parola sola. Ora io mi devo incazzare. Comunque si dice Quirk e non Quirk. La pronuncia corretta è Quirk. E comunque sia, Kosei non significa neanche unicità e neanche quirk, quindi alla fine. Hiro. Soreva Chojoe no Kebi. Akui kara no Boe. Shimin no Seikatsu o Obiakasu Viran tachi kara. Boku. Soste Meiji tomo ni number 1 Hiro. Dare mo ga mitomeru Heiwa no Shouchou. Boku wa kare ni kokoro no soko kara akogarete itan da. Kikkake wa sì. Quando Midoriya era, sembrava posseduto, che sbatteva in avanti e indietro la testa quando voleva vedere il video di All Might. Quanto è bella sta frase. Kare no na wa All Might. Donna jōkyō demo egao o tayasazu hitobito o sukutte kureru. Però, perché All Might piccolo? Might va scritto grande, almeno la M. Se poi vedono, se poi hanno deciso che comunque sia, perché diciamo la traduzione viene sempre fatta con i produttori del videogioco, più o meno. E parte dalla capoccia, parte per arrivare appunto ai traduttori, dicono All Might lo scrivete in questa maniera, e loro, ok. Mi piace molto il fatto che abbiano fatto la storia tipo a fumetto, appunto, tipo manga, però devo dire che non è la prima volta che la usano, ma è davvero carina come idea. Oh, iniziamo? Ah, ok. Boh, vabbè, iniziamo con questo allora. Quindi devo battere Gran Torino, tipo? Beh, Midoriya un po' l'ho usato, quindi saprei anche come usarlo, come giocarlo.
E meno male che sul gioco non si rompe le braccia ogni attacco che fa, perché sennò era impossibile. Assurdo, appare Gran Torino. UA 高校の一大イベント UA 体育祭から数日 All Might の担任だったヒーロー Allora è proprio All Might che lo fanno lo vedono come un nome unico, All Might. Beh, considerando che Might sta a indicare potrebbe tutto. Sì, in effetti tutto potrebbe All Might, quindi vabbè, dai. Ci do fa l'abitudine. そしてご飯をこぼして転んでいるおじいさん名前を言っても誰だ君は。トシノリって全然通じてない。相当な脅しとはいえこれはやばいぞ。そもそもトシノリって誰なんだ? トシノリ、saprai chi è fra qualche tempo. 僕早く早く力を扱えるようにならなきゃいけないんです。 non ti aspettavi. Si combatte allenando, ma so. Vabbè, so già come fare. Sì. Vai. Tutte devo farle? Va bene, se devo fare tutte quante allora dimmelo prima. Manca la parata. Manca ovviamente la parata. Certo. Abbiamo fatto. Ah, salto in aria. Ok, fatto. Perfetto. E ora che abbiamo finito anche il tutorial, possiamo cominciare a combattere sul serio. E vai! Oh sì che mi diverto. È stata una cosa piuttosto veloce. Ovviamente la prima volta è facile, ma siamo già in full call. Praticamente ho tutti quanti i DLC, però non ho selezionato Midoriya. A parte che non posso neanche farlo Shoot Style, perché siamo all'inizio del gioco. オールマイトへの憧れや責任感が足かせになっとる。足かせ。年齢を感じさせない俊敏な動きで圧倒され、地に伏せる僕。一方グラントリノは僕にわずかなヒントを残し、のんびりご飯を買いに出かけてしまった。カビレプレストペルケ。憧れオールマイトの死。グラントリノの元での職場体験の始まりだった。 To be continued. E io penso che lo continuiamo ora, no? Cioè, non è che posso mostrare 5 minuti di gameplay. Dopo una lunga spiegazione iniziale, insomma, vorrei anche giocare, mostrare un po' di più ai miei iscritti, eh. Perché comunque sia, è un gioco che ci tenevo particolarmente a portare sul canale, almeno qualche lotta, poi vediamo se la storia comunque sia interessante, la porto tutta. La storia di My Hero Academia io la so. Però il videogioco dobbiamo vedere.
Orecchie Deku. Ah, ok. Possiamo già personalizzare? Iniziamo questo secondo capitolo. Questa. Sì, secondo capitolo, diciamo. Prenderci la mano. Gran Torino ni advice o moratta boku wa shinya no jishuren de boro boro ni natte ita. Asa gohan no yoi o shitemo atama no naka wa one for all de ippai. Taiyaki o umaku atatamerarezu ni okorarete shimatta. Gran Torino no hitokoto de omoitaita. E qua capisce. Imeji wa denshi renji no taiyaki. Kore kamoshirenai. Wakatta. E già 5% è molto forte. A 5% Midoriya è molto più forte dei suoi compagni. Il problema è la velocità. Non è veloce, è solo più forte. Cosa? Ah, ok. Devo riempire l'indicatore. Ah, ovviamente. Però tu non perdere vita, vecchio, mi raccomando. Pronto, vecchio? Bruce Ultra! Ah, che bello! Il braccio ce l'ha massacrato. Però non me ne ero accorto durante l'allenamento che il braccio si poteva. Cioè, subiva gli effetti del One for All. Però qui effettivamente lo fa vedere. Beh, è una cosa bellissima comunque sia. Oh, già abbiamo finito un altro capitolo. Vabbè, i primi capitoli sono solo di allenamento, diciamo. Non è che hanno un grande impatto sul tutto. Era andato un attimo in defocus la cam, ora l'ho rimessa a posto. Gran Torino. Perfetto. Ah, posso anche passare. Qua contro Stain già. Allora, ok, facciamo anche questo capitolo allora. Facciamo anche questo e proviamo ad arrivare almeno alla fine di questo primo livello. Non so come si dividono. Penso che sia tutto quanto una cosa diretta. ヴィラン大臣に向かった。時を同じくしてヴィラン連合の死柄木戸村とヒーローゴロシは飯田君のいる保須市に現れていた。そして僕たちが新幹線で東京に向かっている最中、それは起こった。衝撃で止まる新幹線、そこになんとノームが突っ込んできた。 Sì, qua ci sono dei nomi particolari. Così sono più cattivi. Che poi a pensare che comunque sia bastava friggergli il cervello per sconfiggerli è una cosa stupida. Penso che comunque sia lo vedremo. Hiro Gorosi ga arawareta matsu de Nomu ga arawareteiru. Kusen ni shite wa dekisugita.
ということは、その2つがつながっている。駆けつけた現場には飯田くんの職場体験先のヒーローがいた。でも飯田くんは近くに見当たらなかった。もしかするとヒーロー殺しを見つけてしまったのかもしれない。無事でいてくれ飯田くん。Ida è anche un personaggio che mi piace, però è troppo serio, ecco. È forte come eroe, ma troppo serio. Abbiamo addirittura, attenzione, 4, però il 4 me l'ha messo al centro. Cosa vuole dire? Bene Kuji, questo video di My Hero Was Justice termina qui. Io spero che vi sia piaciuto, ne arriveranno altri giornalmente. Ovviamente ci sarà una serie al mattino e una serie alla sera. Questa dovrebbe essere la serie serale. Comunque sia, non vi preoccupate, porterò sempre 2 video al giorno quando ci sono almeno 2 serie che mi interessano da portare sul canale. Quindi se qualche volta non vedete 2 video al giorno è perché in quel momento c'è un attimo di calma e carico una sola cosa per giorno. Ad ogni modo, io spero che vi possa piacere questa serie. Come sempre vi ricordo che in descrizione trovate poi i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!